Domenica a Monza si disputerà il Gran Premio d'Italia, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2015. Oltre alla solita pole ottenuta da Lewis Hamilton sulla Mercedes, la vera notizia arriva dalla Ferrari, che arriva in prima fila con il secondo tempo di Kimi Raikkonen davanti all'Alta Rossa di Sebastian Vettel. Sicuramente un passo in avanti dopo quanto era accaduto nelle prove libere del venerdì, dove le rosse apparivano indietro. Questo potrebbe essere importante in chiave della gara, soprattutto perché la Ferrari potrebbe ancora dire la sua in un circuito storicamente che gli è favorevole. Invece il compagno di scuderia di Hamilton, Rosberg, partirà dalla quarta posizione, avvio della gara alle 14.